Enzo Mazzarese, nuovo sindaco di San Lorenzo al Mare. Allora, da domani si comincia a lavorare. Sì, in realtà non abbiamo mai smesso, perché comunque anche in campagna elettorale il comune doveva andare avanti, essendo io assessore nell'amministrazione uscente, non abbiamo mai smesso di lavorare per il paese. E sono molto felice, sono felicissimo, perché credo che la gente di San Lorenzo abbia capito molto bene la sfida che aveva di fronte. Noi abbiamo portato avanti una campagna di proposta, di proposte concrete, sempre al di fuori della polemica, della sterile polemica, e abbiamo fatto una campagna che è basata sulla concretezza, sì, ma anche sull'ascolto e sulla condivisione. Questo devo dire che ha dato i suoi frutti, perché in campagna elettorale è servita anche per capire quelle che erano le esigenze della gente, gli spunti, i suggerimenti che avremo cura di mettere in pratica. E adesso, da domani, che cosa si farà? Quali saranno le prime cose? A parte, beh, anche pensare alla giunta, immagino. Sì, da adesso con calma penseremo alla giunta. Devo dire che i ragazzi sono tutti molto molto bravi, molto preparati, non ho avuto nessun tipo di problema, e da domani cominciamo, metteremo in pratica il nostro programma, un programma fatto di, come abbiamo detto, di cose in concrete, di interventi che sono già quasi del tutto progettati. Chiaramente ci dedicheremo anche, ci sarà qualcosa da migliorare, per cui andremo a cercare di capire là dove si può migliorare il paese e interverremo immediatamente. Mi piace sempre citare questo sondaggio che c'è stato uno dei più grossi provider di prenotazioni online di residenze turistiche, dove San Lorenzo in tutta Italia a livello europeo è risultato 20esimo. E in Liguria sesto, per cui vuol dire che l'indice di gradimento di quelli che prenotano le case è molto alto, il che significa che il paese è un bel paese, è tenuto bene, quindi partiamo da una base già buona, ma cercheremo di migliorare là dove si può, dappertutto, diciamo.